Avevo pensato. Alessandro ha avuto sempre massima fiducia e l'ho detto anche ieri che secondo me è uno dei portieri più forti della categoria. Poi sbagliamo tutti, ma l'errore per me non è importante. Va bene così, anche oggi ha dato una grande dimostrazione di personalità e qualità, perché riuscire in quei minuti finali appunto a fare quel tipo di interventi è stata una cosa importante. Magari con prestazioni tra virgolette più normali, avevi 2 punti col Brescia e uno oggi. Poi alla fine è tutto sempre relativo. Gli episodi tante volte uno cerca di analizzarli anche più di quello che meritano, perché spesso sono questioni particolari. Vittoria importante dopo 2 giorni da un'altra partita qua di Brescia che ci ha fatto spendere, soprattutto nel finale, tante energie mentali, perché appunto non per come era andata. Contro una squadra che doveva far bene perché veniva dalla contestazione con i tifosi, contro una squadra che ha degli ottimi giocatori perché è una squadra importante e va bene così. Siamo andati un pochino magari a sprazzi perché siamo partiti bene, poi un pochino siamo scesi, poi siamo stati bravi a continuare dopo l'1-1, poi abbiamo avuto la palla anche del 3-1, poi dopo abbiamo sofferto, ma questa, la B è questa. Se uno guarda i risultati di oggi vedi tante cose, tra virgolette, particolari. Anche il Perugia stesso non è riuscito a fare 2 vittorie di fila in casa, ma perché la B ti richiede sempre attenzione e non è mai scontato. Anche qua mancano 8 partite, non è che non puoi mai perdere nulla per strada. Devi però cercare ogni partita di affrontarla per raccogliere il massimo. Poi dopo una volta magari raccogli da una parte, che magari non te l'aspetti, e una volta magari perdi qualcosina dall'altra, perché appunto fa parte del campionato, delle caratteristiche di questo campionato. In questo campionato chi riesce a mantenere una certa lucidità, secondo me, è lucidità nel senso che rimane focalizzato sulla partita che deve venire, che deve fare, penso che possa avere qualche vantaggio. Noi magari rispetto a altre piazze abbiamo qualche pressione in meno, che credo sia anche un vantaggio in certi momenti, ma non vuol dire che non ci teniamo a far bene, anzi, vogliamo fare molto bene. Ognuno è fatto in maniera sua. Io credo che Alfredo l'anno scorso abbia fatto un campionato importante, poi dire più o meno forti, è tutto sempre relativo e ogni stagione è una storia a sé. Io non faccio le corse a me contro nessuno, faccio le corse con la mia squadra per fare più punti possibili e a dia di punti con la classifica migliore possibile. Poi il resto siamo colleghi, una volta vince uno, una volta vince l'altro. Non è un problema, tra altre cose siamo anche più o meno della stessa età, quindi anzi, auguro ad Alfredo, ma non oggi, sempre bene. Al di là di questo, poi c'è la partita, c'è la stagione, c'è altre cose che secondo me sono quelle più importanti. E io cerco di concentrarmi magari su quello.